Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues, questo è il format Ticket to Ride e qui portiamo degli artisti fantastici e questa sera con noi abbiamo Anna Claudia Calabrese. Allora carissima mia, io ho visto tanto su di te, hai fatto e stai facendo tantissimo, due lauree? Non sono solo due in realtà, cioè nel senso... Poi ho visto un fracco di master. Sì, sono quella che viene definita un po' nerd, se vogliamo, quella che viene definita un po' secchiona, la secchiona compagnia. Però, che dire, la curiosità è stata sempre qualcosa che mi ha caratterizzato, che comunque mi accompagna in questi ultimi... possiamo dire 40 anni della vita, quindi diciamo che penso sempre che ma se mi metto a studiare tanto vale farlo per raggiungere un obiettivo, questo mi motiva di più, di conseguenza c'è stata prima l'università, poi il primo e il secondo livello in conservatorio, poi c'è stato un master in composizione per film scoring, la specializzazione, la scuola di specializzazione per diventare docente di sostegno, adesso mi sono fermata, ma solo per il momento, perché ci sono stati già un po' troppi cambiamenti nella mia vita per quest'anno. Poca roba! Sì, sì. Caspita, senti, io ho visto, correggimi se sbaglio, un master in jazz Beatles. Sì, spiegami bene questa cosa. Allora, questa è stata la tesi che io ho scritto per la laurea di primo livello del diploma accademico in canto jazz e ho realizzato questa tesi sulla, diciamo, un legame che esiste tra i Beatles e il jazz, che molte volte magari si pensa, beh, ok, ci sono stati molti artisti che quando è scoppiata la Beatlemania hanno cominciato a suonare i brani di Beatles, prendi Ella Fitzgerald per dire, e quindi certo. Okay, in qualche modo i Beatles hanno influenzato la scena, quello che era il pop prima, che comunque era il jazz, era come il pop che oggi ascoltiamo alla radio, no? Se vogliamo, era molto diffuso. In realtà poi nella mia ricerca sono andata a scavare anche su quella che è stata l'influenza nelle composizioni dei Beatles da parte del genere musicale jazz, e quindi ho scelto magari di fare ad inserire all'interno della tesi brani come Honey Pie che Paul McCartney ha scritto proprio con l'idea di farla in stile crooner, e quindi wow. È nata l'idea della tesi così, e poi conoscevo molto bene una versione di Duck and Patty di Honey Pie, che sono tra i miei artisti preferiti, e quindi diciamo ho detto ok, facciamola questa tesi completamente scellerata, però per fortuna ho avuto una docente che mi ha appoggiata e mi ha aiutata. Ottimo. Moltissimo. Quindi sono riuscita nell'intento di portare al dipartimento di jazz del conservatorio. Fantastico, hai fatto una cosa fantastica. Grazie. Caspita, fare questa cosa non è stato sicuramente facile, perché comunque i Beatles erano i Beatles, erano dei giganti della musica sì. Pop. Se andiamo a immaginare che Joe Cocker ha preso una loro canzone, l'ha trasformata, l'ha portata a Woodstock, no? Quindi possiamo dire che i Beatles erano abbastanza, i loro pezzi, manipolizzati, vogliamo usare questa frase un po' volgaretta, ecco. Io dico sempre una cosa sui Beatles, quando si comincia a parlare di Beatles, premetto che io potrei parlarne per ore, dico sempre una cosa, i Beatles sono la dimostrazione che quando c'è una melodia forte scritta bene, può funzionare in tutte le salse, quindi veramente quello che vado ad avvalorare, quello che stai dicendo tu, e poi vabbè, insomma loro l'uso della melodia è stata la chiave vincente, oltre ovviamente insomma la adunanza di questi quattro musicisti che ha funzionato inevitabilmente, quindi... sì. Cioè, poi comunque erano musicisti di certo non sprovveduti, cioè insomma
musicalmente parliamo di professionisti veri e propri, almeno quella classica band. Alla giovane età comunque, no? Se ci pensi, erano giovanissimi, e per non dimenticare anche il quinto Beatle, che era George Martin, quindi diciamo che hanno avuto veramente, è stata una squadra straordinaria. Forte. Sì, sì. Molto forte. Pensa che io ho saputo da poco che George Harrison, quando hanno fatto il primo mega concerto live grosso, lui andò totalmente in crisi, cioè fece poi mesi a non suonare più fuori in mezzo alla gente perché l'ansia lo stravolse. Beh, ci sta, loro cioè, veramente hanno creato quello che vuol dire proprio la folla di fan è nata con il loro fenomeno, per cui sì, è una cosa che non si era vista mai per nessuno, quindi ci credo che un po' fossero opposti, certo. dalla novità. Beh, poi sui Beatles, adesso vabbè, dopo Beatles, perché anche a me piacciono tanto, sui Beatles non sono venute fuori un fracco di storie, no? Sulla morte strana di Paul McCartney, se era morto o no, tante leggende vere o false, chi lo sa, però c'è tanto mistero dietro questo gruppo musicale. È proprio la genialità nel marketing anche, che hanno avuto assolutamente geni anche in questo, non c'è poco da fare. Sì, sono stati fortissimi, ma ancora oggi lui, insomma, Paul è ancora, durante la sua giovane età, ancora oggi, quando sale sul palco fa pieno, Davvero. Senti, poi io ho visto che suoni una montagna di strumenti. Quanti ne suoni? Non è proprio una montagna, una pianta. Allora, ti ho visto col violino. Violoncello. Ah, violoncello, ti ho visto col contrabbasso. Il basso elettrico, suono, il contrabbasso ce l'ho in casa perché il mio compagno suona, ma io lo suono solo quando non c'è lui, perché è un po', diciamo, esigente sul contrabbasso, e quindi quando lui non c'è io vado un attimo a sperimentare. Sì. Poi il basso elettrico. Sì, il basso elettrico, mi accompagno al pianoforte, mi piace tantissimo suonare l'ukulele, e poi chissà che cosa succederà. E l'arpa? Ho visto foto con l'arpa. Ah sì, quella. Ci hai messo le mani? Sì, c'era l'arpa in conservatorio quando, insomma, mi sono trovata a passare e ho detto ok, finalmente la stanza è aperta, adesso devo suonare l'arpa. È limitata la mia esperienza con l'arpa, purtroppo circoscritta solo a quei passaggi davanti all'aula, tutto qui purtroppo. Però guarda, noi abbiamo intervistato Fabio, abbiamo intervistato una musicista, una ragazza fortissima che suona l'arpa, adesso sta suonando l'arpa elettrica, abbiamo parlato tanto sull'arpa, ma mamma mia, c'è dietro un mondo pazzesco sull'arpa, sì. Sono rimasto scioccato, veramente. Anche il costo delle corde mi ha scioccato, quando mi ha detto la cifra. Sì. No vabbè, ma è proprio uno strumento che comunque è molto impegnativo, insomma a livello di costi è molto impegnativo, poi insomma spensa solo il trasporto per andare a suonare. Infatti. E portare l'arpa comunque è impegnativo. Sì. Sì, mi diceva appunto che la classica arpa, quella con i pedali, ci vogliono due persone a portarla in giro. Mentre invece quella elettrica, che lei suona quella elettrica, zaino, mi ha detto zaino, la porto dietro perché insomma è più pratica. È più pratica, più semplice. Senti, tu insegni? Sì. Ma allora, insegni qua la musica o perché ti ho visto in vari studi? Allora, io come ti dicevo prima, sono specializzata come insegnante di sostegno alla scuola, alla secondaria di primo grado, alla scuola media, e quindi faccio l'insegnante di sostegno e poi insegno musica nelle scuole private da una quindicina d'anni, fai conto, sono insegnante di canto, diretto dei cori, insegno ai miei allievi ad accompagnarsi a pianoforte, alcuni sono dei cantautori e quindi li seguo nel processo di songwriting. Poi quello che
Secondo me bisogna anche un po' seguire la corrente. In questo tipo di lavoro ci si ispira a vicenda. E tant'è che cioè, hanno avuto luogo delle magie che solo la musica ti regala. Ti faccio un esempio. L'anno scorso io ero ancora giù in Salento. Praticamente nella scuola per cui ho insegnato per 5 anni, sono stata anche la direttrice del coro e avevo scritto qualche anno fa un brano che non aveva mai visto la luce ed era di quei brani molto personale, devo dire la verità, che facevo un po' fatica, l'ho suonato tante volte nella formula con pianoforte, voce e violino. Però non l'avevo mai registrato perché secondo me non avevo ancora trovato il vestito giusto da mettere. E quindi ho detto alle mie ragazze, alle coriste che mi hanno seguita in tutte le scelleratezze che ho proposto loro, ho detto ragazze, che dite? Proviamo a cantare questo brano e magari lo registriamo. E così è stato ed è nata così come poi è stata pubblicata, si può trovare anche su Spotify e su YouTube, Sleepwell si chiama, è una ninna nanna. Vestita di jazz con arrangiamento per coro. La mia voce non c'è, c'è solo la voce delle Oh, dai. ragazze dentro. Oh, però. Sì. Insomma, per tutto l'arrangiamento mi ha aiutato un mio fedele pianista e amico fraterno Riccardo, che insomma saluto. E, insomma, vi invito ad andare magari ad ascoltarla, ma per ascoltare le voci delle mie ragazze. Descrizione metteremo anche i vari link dove la gente può direttamente cliccare e andare direttamente a sentire questo brano che è fantastico e quindi è giusto che tutti ne assaporino di questo brano. Sì, Ti diciamo che volevo questo chiedere. meritava una piccola introduzione, questo e alcuni altri. Poi, insomma, sui miei canali si trova molto anche del materiale che vede me come solista, quindi, insomma, ci sarà modo magari per chi avrà voglia di ascoltare, Certo. di entrare un attimo nello strampalato circo che sono le mie canzoni. No, ho visto, io ti seguo sui social e vedo che lavori tantissimo in maniera veramente impegnativa, ma hai anche una band. Allora, ad oggi, perché mi sono trasferita in Romagna da 3 settimane, ad oggi no, non ce l'ho, però ho Chiaro. avuto diversi progetti in cui ho suonato anche per molto tempo, uno dei quali è ancora, perché voglio dire, la famiglia non si cancella. Abbiamo suonato per 12 anni insieme un progetto che uno spettacolo dedicato agli anni 80, quindi sono stata cantante e bassista per 12 anni dei Vega 80, che potete trovare, esiste ancora il progetto, suonano ancora e si può trovare tantissimo materiale online, magari riuscire anche a vedere lo spettacolo perché ne vale veramente la pena. Non so, non lo dico perché sono di parte, però oggettivamente No, ma è siamo, cioè, una bella siamo qua realtà. apposta. Siamo qui apposta a parlarne, cioè, perché io sono un uomo molto, molto curioso, peggio dei bambini. Quando io vedo alcune cose che mi piacciono, vado, non so se, vabbè, tu hai un ruolo importante, ormai sei sostegno, chapeau, io ammiro tantissimo. Sai benissimo che i bambini hanno una fase della vita che io la chiamo la fase del perché. No, tre parole e 10 perché. Perché, 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 perché. Così sono anch'io. Io non sono più un bambino, però, ma perché Uscito da quella questo? Non sono ancora uscito da quella fase. Quindi sono uno che ripete, chiede all'infinito quando soprattutto una cosa che gli piace. E ho voluto creare appunto il salottino proprio per questo, no? Andare a intervistare quelli come voi per la mia immensa curiosità. Perché io credo che non si è mai arrivati nella vita, no? Bisogna sempre imparare. E vero. difatti dico sempre a tutti: mia mamma mi chiamò quando nacqui Paolino, proprio all'anagrafe mi mise proprio Paolino. E tanti mi chiedono: ma perché? E dico: guarda, te lo spiego io, poi l'ho capito crescendo. Perché se no cresci. Invece Paolino è piccolo e ti ricorda di rimanere piccolo. E Molto quindi carina questa cosa. io ho imparato questo e
so che nella vita non si è mai arrivati a niente, bisogna sempre imparare e non c'è un'età. Cioè, io imparo anche da quelli molto più giovani di me, perché quando trovo dei ragazzi come te, come dei ragazzi molto più giovani che ho intervistato qua al Salottino, ventenni, con un entusiasmo strepitoso, io rimango ancora come i bambini quando sono davanti a un negozio di giocattoli. Certo, ti capisco. Mi piace molto. Senti, quindi i tuoi progetti, va bene, presenti, abbiamo visto che tu stai macinando un fracco di roba, ma dei progetti futuri? Allora, questa è una domanda molto interessante. Allora, diciamo che, come magari si evince, insomma, da quello che è stato il mio percorso, sia didattico che insomma, da musicista, non mi sono mai tirata indietro davanti a una nuova esperienza. Ho sempre detto ok, let's do it, facciamolo. E questo mi ha regalato davvero la possibilità di imparare cose che sono state totalmente inaspettate, di avere la possibilità veramente di fare esperienze che mi hanno fatto crescere tantissimo. E quindi sono sempre stata, adesso ho finito questa cosa, ok, adesso faccio quest'altro, adesso faccio quest'altro, adesso faccio quest'altro. Non mi sono fermata, sono anni che non mi fermo. Adesso mi sono in questa pausa forzata, perché comunque chiaramente mi sono spostata di... credo che siano circa 700 chilometri rispetto a dove ho vissuto negli ultimi anni, e mi sono trovata catapultata in un posto nuovo, cioè, no, diciamo, è un ritorno più che un posto completamente nuovo. E quindi, diciamo, ho detto facciamo così, quest'anno vediamo dove ci porta la corrente, e continuo nel frattempo a studiare il violoncello, a scrivere i miei brani, e vediamo che cosa succede, perché così mi sembra la cosa più giusta da fare come progetti a lungo termine. Ci sono un paio di progetti editoriali che sto che sto cucinando perché insomma mi piacerebbe un paio di saggi che sto mettendo a puntino, che vorrei pubblicare in futuro non appena saranno pronti. E mi piacerebbe chiaramente trovare anche delle situazioni di live qui in Romagna, perché comunque devo dire a un musicista manca sempre il palco quando non ce l'ha, quindi diciamo che mi piacerebbe molto. Però dire ho questo obiettivo, mi iscrivo a quest'altro corso, al momento ho deciso di assaporare la vita di ogni giorno e abituarmi a questo cambiamento e abbracciare veramente quello che la vita mi metterà nel percorso, fondamentalmente. Fantastico. Beh, dai, però sei in una regione dove la musica ce n'è tanta. La Romagna, caspita, si suona tanto in Romagna. Spero di entrare anch'io nel turbinio di serate anche in Romagna, mi piacerebbe molto. Sì, dai, la Romagna è una regione che offre tanto, insomma, a livello musicale, caspita, offre veramente tanto. Senti, abbiamo detto che tu suoni diversi strumenti musicali, ma il tuo preferito? Guarda, io non ne ho uno preferito, sinceramente. Ogni strumento ha magari una caratteristica che me l'ha fatto scegliere, questo sì, tranne la voce, che comunque ci sono nata con la voce, per cui diciamo ce l'avevo, diciamo, in dotazione alla nascita. E ho sempre amato il pianoforte, ma ho sempre amato veramente tantissimo il basso, e poi il violoncello per me è uno degli strumenti che ha un suono più bello in assoluto. Guarda, non posso scegliere, è come dire a una mamma qual è il tuo figlio preferito. Non posso, certo. È molto... Il violoncello è un suono molto tondo, no? Molto armonico, se vogliamo dire. Poi
ti dirò di più. Diciamo che io ho avuto sempre questa, questa curiosità del violoncello. L'ho iniziato a suonare un anno fa, in realtà, anche da poco. Ho avuto sempre questa curiosità. Il violoncello è uno strumento che ha proprio questo suono che a me piace tantissimo. E molto mi piace anche nella sua applicazione fuori anche dalla musica classica, perché comunque è visto principalmente come uno strumento da musica classica, cioè meraviglioso, bellissimo, amato in tutto il mondo, ok, ma anche nelle situazioni in cui viene usato, nella, ad esempio nel rock, nel metal, quindi diciamo che gli Apocalittica hanno fatto il resto, che insomma l'hanno usato anche con distorsioni e quant'altro, quindi diciamo questa curiosità mi sono sempre detta: appena avrò la possibilità mi devo comprare un violoncello. E quindi è nata così questa curiosità. Poi quando ho scritto la tesi per la scuola di specializzazione come docente di sostegno, io ho scritto una tesi in cui vado a progettare un intervento didattico musicale per studenti che non sentono. Wow. E ho fatto tutto uno studio attraverso le vibrazioni, perché poi quella la via delle vibrazioni è quella che consente di sentire la musica anche a chi non la sente attraverso le vibrazioni. E quindi, siccome tra diciamo gli strumenti che producono molte vibrazioni c'era anche il violoncello, quindi appena io ho finito il TFA sostegno mi sono comprato il violoncello, perché ho detto: io imparare a suonare questo strumento e spero un giorno anche di poterlo usare nella didattica, in questo senso, nella didattica speciale. Fantastico, quindi meraviglioso. La storia d'amore per il violoncello, come è nata. Quasi ho capito il tuo strumento preferito. No, perché poi ognuno di loro preferito ha una storia particolare. Ognuno. Certo, però... un litro di amore in più. Allora guarda, veramente io non posso scegliere, perché se io ti dovessi dire come mai ho iniziato a suonare il pianoforte, cioè ho avuto sempre il pallino anche lì del pianoforte, avevo una tastierina a casa quando ero piccola, famosa Bontempi a casa. Sì. La Bontempi ha fatto la storia, no? E sì. Poi dopo che ho finito l'università, ho detto, perché comunque ero già grande, non ho iniziato quando ero piccola a studiare, e, almeno non il pianoforte, ho detto: adesso mi faccio un regalo. Mi sono regalato il pianoforte digitale, ho cominciato a prendere lezioni di pianoforte e ti devo dire, io ho cominciato a scrivere le mie canzoni molto tempo prima, perché suonavo già la chitarra. Mm-hmm. Però attraverso il pianoforte ho trovato veramente la mia dimensione e non ho suonato per tantissimo tempo le mie canzoni, cioè io avevo, quando ho suonato per la prima volta le mie canzoni dal vivo, avevo già alle spalle molti concerti, anni di concerti, per farti capire. Cavoli. Il fatto di avere il pianoforte davanti mi faceva sentire sicura, e quindi l'ho amato per questo motivo, perché avere questa sorta di protezione, questa sorta di corazza davanti mi ha aiutato a sbloccarmi in quella situazione in cui non era una cosa che riuscivo a fare con leggerezza, quella di suonare i miei brani dal vivo, e quindi la storia d'amore con il pianoforte, diciamo, è andata avanti in questo modo. Quindi non lo so, a questo punto no, ho capito. Il pianoforte è il mio strumento preferito. Ho capito. Non posso scegliere, guarda, Paolino, sono tutti, li amo tutti allo stesso modo. Allora, io chiaramente non ti chiedo qual è il tuo cantante o musicista, artista preferito, perché forse l'ho capito, anche lì sa che i Beatles sono i tuoi preferiti, ma però, dei 4/5 Beatles, c'è uno di loro che più ti piace? Allora, anche qui, dai, non so, quelle che mi stai facendo oggi. Allora, ti devo dire, se
se penso allo strumento, sicuramente Paul nel cuore, perché comunque veramente il basso elettrico, anche il suo modo di suonare il basso ha fatto storia. Quindi, poi lui è mancino. Indubbiamente, comunque, tutti coloro che hanno iniziato a suonare dopo il basso in qualche modo si sono trovati a studiare qualcosa dei Beatles, cioè di Come Together l'abbiamo suonata tutti al basso. A voglia, la suono io con la chitarra, vedi tu. Esatto. Vabbè, ovviamente a livello compositivo, poi io l'ho seguito anche in quella che è stata la sua carriera solista, insomma nei dischi, anche quelli più recenti, ha fatto delle cose meravigliose e quindi mi piace tantissimo. Però ci sono alcune cose di George Harrison che secondo me sono... Cioè proprio lui forse era troppo avanti anche all'epoca. Ha fatto veramente dei brani meravigliosi, i dischi solisti sono uno più bello dell'altro, non c'è un disco che dicono sì, ok, sono tutti belli tranne questo, no, perché veramente aveva una produzione musicale incredibile. Insomma, talmente tanto che appena si sono sciolti, lui ha fatto uscire subito un super discone pazzesco. Ha fatto brani che comunque fanno parte proprio della mia storia personale, poi se vogliamo, quindi è... Non posso scegliere, però diciamo... Li mettiamo un po' in graduatoria, via! Giorgio se la giocano! Esatto. Giocano bene, beh, George Harrison, caspita, è stato anche per me un chitarrista fantastico. Pensa che quando ero giovane io feci un colloquio di lavoro e il tipo lì che mi fece il colloquio... ai tempi si usava fare questa domanda ed era molto molto schietta come domanda, cioè lui chiedeva a tutti, chiedeva Beatles o Rolling Stone, no, in base a uno come rispondeva, chi sceglieva tra uno e l'altro, lui, secondo lui, capiva al volo chi aveva davanti, che personaggio aveva davanti. Quando toccò a me, prima di me ce n'erano altri che erano fatte, e uscivano e dicevano: oh, ho fatto la domanda, bisogna risolvere. Io ho risposto alle storie, sono più rocchettaro, eccetera. Vabbè, quando entrai io, che io facevo già musica da un po', suonavo già col mio gruppo, eccetera, mi sedetti, mi fece tutte le domande, poi mi guardò e mi disse: Beatles o Rolling Stone? E risposi: in che senso, mi scusi, non capisco bene la domanda. Lei sceglierebbe i Beatles o i Rolling Stone come gruppo musicale? E io ho perso il lavoro, perché gli risposi: quando lei capirà di musica, tornerò a rispondergli. Ah, ecco, posso. Una questione proprio morale. Grazie, le faremo sapere. Le faremo sapere. Perché per me mi sembrava una domanda fuori luogo, cioè non da uno che capisce di musica. Come fai a dire a una persona: preferisci i Beatles o Rolling Stone, che sono, primo, due giganti, sono stati due gruppi, due giganti enormi, secondo, facevano due generi musicali completamente diversi, uno era l'antagonista dell'altro, ma tutte e due di una professione mostruosa. Cioè, per me che ci suonavo, io facevo pezzi di Rolling Stone e pezzi di Beatles, come facevo a scegliere? E la mia risposta fu: guardi, quando lei capirà un po' di musica, ne riparliamo, le faremo sapere. Bella, mai più. Non mi ha più chiamato, probabilmente ho perso il lavoro. Cosa mi dice che sia andata così? Bene, bene, mi ha fatto veramente tanto piacere fare con te, conoscerti un pochino, proprio un pochino, perché so che hai fatto veramente tanto, stai facendo veramente tanto, l'intervista durerebbe due giorni, però ne avremo occasione più avanti, magari con più calma, di vederci, soprattutto quando avrei fatto altre cose, magari nell'EP. Anche qui si apre un mondo, perché una delle domande che spesso mi fanno: perché non hai pubblicato un disco?
perché ogni brano che pubblico è completamente diverso dal precedente, quindi non mi sembra un problema magico inserire tutto all'interno dello stesso disco, perché risulterebbe qualcosa di poco amalgamato, poco disco, e quindi preferisco, quando produco un brano, lo registro, lo pubblico lo lancio nell'universo. Farai una raccolta di brani inediti invece di un LP. Una raccolta della qualunque, praticamente. Oh, va bene, perché poi è bello, vabbè, poi parlo per me, chiaramente, però a me piace anche quello, cioè sentire un artista che spazia da un mondo a un altro, cioè è bello, cioè è una cosa a 360 gradi, e uno deve capire che il musicista non è unilaterale. Sì, diciamo che secondo me anche sulla base del mood, dell'ispirazione da dove arriva, chiaramente puoi veramente spaziare, e questo ce l'hanno insegnato proprio i Beatles, perché loro hanno fatto tutto, cioè, mi spiego, quindi alla fine, cioè, se io voglio scrivere un brano, adesso, l'ultimo brano che ho pubblicato quest'estate è un brano popissimo, super, super pop, da musica italiana e leggera italiana, ma perché è nato in quel modo. In autunno, non appena sarà pronto, pubblicherò un brano che comunque è in inglese, non è neanche in italiano, ed è comunque musica elettronica, quindi diciamo diverso. Bello. Perché secondo me l'arrangiamento così fatto è quello che può trasmettere meglio il mood che avevo io quando ho deciso di scrivere quel brano, semplicemente per questo, cioè l'arrangiamento, il vestito, no, che noi mettiamo a un brano, di conseguenza deve essere adeguato. Chiaro. Ora ti faccio l'ultima domanda che faccio più o meno a tutti, e che tutti mi dicono la stessa risposta. Mi metti un po' in disagio con questa domanda, però mi piace. Cosa ne pensi dei talent? Guarda, io non sono mai andata a fare un provino per un talent, è una cosa che non fa per me, onestamente, oltre al fatto che ovviamente sono già fuori target, fosse solo per l'età, e credo, per quelli più, quelli diversamente giovani come noi, diciamo che la vedo come qualcosa di molto lontano dal modo in cui io vivo la musica. Cioè, io vivo la musica, la scrittura, il songwriting, il fare musica, il suonare insieme agli altri, come qualcosa di cui ho bisogno, fondamentalmente. Cioè, se io scrivo una canzone non è perché deve arrivare prima in classifica, perché insomma non è quello il mio scopo, probabilmente per quello che non sono diventata famosa, non sono mai uscita, no? chissà dove, però fondamentalmente quando ho avuto degli allievi che hanno deciso di fare questi provini, io chiaramente mi rendo conto che può essere una cornice interessante per un ragazzo che ha magari 18 anni, 19 anni, 20 anni, forse anche come esperienza di vita. Però da qui a dire che la trovo qualcosa di attrattivo, attraente per me e la musicista che sono, sinceramente no. Non è qualcosa, magari diventerò anche impopolare per questa cosa, ma no, ma guarda, tanto all'interno di quei contesti, sinceramente, mi sembrerebbe, non lo so se potrebbe essere il luogo giusto per me, sinceramente. Certo. Tant'è no, che no, ma infatti io vino in vita mia. Anch'io, cioè no, ma anch'io la penso come te sui talent, poi non mi piace la competizione, io è una cosa che odio, proprio la competizione, viene fuori il peggio di me sulla competizione, quindi anche no, e quindi anch'io più o meno la penso come te, ma credo che se dovessi fare un provino davanti a quei quattro giudici poi che ci sono oggi,
finirei come quella volta del colloquio. Credo che finirei così, anzi dopo 30 secondi, guardi, quella è l'uscita. Grazie. Ma sì, anche su questa, sull'aspetto della competizione, io mi trovo assolutamente in linea con quello che dici tu. Non sono una persona competitiva, non mi piace proprio la competizione in generale, figuriamoci per una cosa sacra come la musica, perché per me la musica è una cosa sacra, quindi non la vorrei mai mettere nella posizione in cui deve diventare difficile coesistere tra me e la musica. Non so se mi sono spiegata, sono un po' contorta, certo, la mia coesistenza con la musica non deve essere minata in nessun modo, ecco. Sono d'accordo. Bene, Anna Claudia, è stato bellissimo conoscerti, è stato un piacere. Poi, come ho già detto, noi sotto in descrizione scriveremo dove andare a trovarti, dove andare a sentire i tuoi brani, eccetera, eccetera. E sicuramente poi, vabbè, avranno l'occasione di vederti qua al Salottino Blues, dove sei stata un ospite fantastica ed eccezionale. Grazie, buona serata a te e buona continuazione di carriera. Grazie mille e buona continuazione anche per questa bellissima cornice nella quale ospiti musicisti e nella quale rendi giustizia alla sacralità della musica. Grazie a te. Grazie mille.